squadre al centro del campo, pochi istanti all'inizio della gara, anzi siamo in realtà all'incontro dei capitani che sono Belotti e Insigne e naturalmente si stabilirà tra poco chi batterà il calcio d'inizio. Compagni nazionale però, non è che compagni si odiano così tanto sorrisi. Sportivamente. L'arbitro è un bel terzetto. L'arbitro è uno che diciamo statisticamente, col quale statisticamente andiamo. Valeri però è l'arbitro, lo ricordiamo giusto come curiosità, che arbitrò anche la partita di andata e è un arbitro con il quale il Napoli ha un trend abbastanza positivo, anche se dobbiamo dire non è una designazione di altissimo profilo neanche questa, perché la valutazione poi viene fatta sull'impiego in Europa ed ha una scarsissima carriera europea quest'arbitro Aureliano Alvar. Cioè, se è troppo pausato no. Ricordiamo, è un opinionista della De Filippi e viene prestato al VAR. Ex-tronista. Aureliano, ma sbaglio, l'anno scorso ci diede un rigore clamoroso e tu dicesti Santo Aureliano. Potrebbe essere. Sì, gli vogliamo bene. Bravo Aureliano. Sì, mi ricordo questa venerazione per Aureliano. Gli vogliamo bene. Sì. Ma perché non arbitra lui, Aureliano? Arbitra. Anche al VAR è importante. Il VAR conta, altro che l'abbiamo visto in questi giorni. Guarda. Allora, Torino-Napoli sta per iniziare. Tra poco anche le vostre telefonate, anzi subito, sono ben capito. Subito, abbiamo Lucio al telefono. Ciao, sei in diretta, Lucio. Fischio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Sto in pieno clima partita, però vabbè, ci tenevo a condividere quest'idea insieme a voi e avere un vostro parere. Questa cosa diciamo mi è successa stamattina leggendo un post di Alessandro Renica e insomma credo che sia una cosa realizzabile, vado subito al dunque. Considerando la grande comunità di tifosi del Napoli, ci metto tutti, cioè tutte le categorie di persone che amano questi colori, non credete sia possibile attraverso un'idea quale la sostenibilità di una raccolta fondi però su larga scala, riqualificare il centro sportivo Paradiso di Soccavo. Quante volte l'abbiamo detto? Quante volte? Sarebbe bellissimo. Però questa cosa si potrebbe fare affrancandosi dalla società attuale, perché abbiamo capito che la società non ha interesse a fare quest'opera. Guarda, se mi posso permettere, esiste già un'associazione che sta facendo di tutto per riqualificare quel territorio e soprattutto quel centro sportivo, e te lo do come certezza perché sono stato chiamato come persona che magari poteva fare da testimonial o aiutare insomma la raccolta. L'unica cosa che vorrei aggiungere a questo è che ci sono comunque un po' di diatribe circa la proprietà dei terreni, perché è una situazione un po' complessa e quindi chiaramente prima di tutto andrebbe capito chi poi è realmente il titolare di tutto questo. Il Napoli nel frattempo butta la palla fuori perché c'è un giocatore del Torino a terra. Dovrebbe intervenire, il Torino ha tentato un'azione d'attacco. Non l'ha conclusa, il Napoli è ripartito, quando ha visto che però la ripartenza doveva essere gestita ha sportivamente buttato il pallone fuori. Non sono d'accordo Salvatore, perché è l'arbitro che decide, la regola è questa e se l'arbitro non ritiene non si gioca. Francamente si è anche un po' buttato addosso a Bakayoko cercando un fallo inesistente. Queste cose non si fanno. Alla fine cioè sei stato sportivo con un giocatore che non è stato sportivo con te, quindi Però sai, a questo punto in campo chi è che non lo sa? Stanno gridando tutti buttala fuori. Ha fatto un po' di il gomito dopo. Ma non l'ha fatto, apposta. Nemmeno col gomito, dai. Io sinceramente quando succedono queste cose sono contraria, perché se c'è un regolamento che stabilisce che deve essere l'arbitro a fermare il gioco in caso di infortunio, deve essere l'arbitro, il resto non mi interessa. Se è una responsabilità dell'arbitro, non mi sembra tra l'altro che sia in condizioni gravi il calciatore che si è già rialzato, il Napoli ha sprecato un'azione in attacco. Va bene, riprendiamo al terzo minuto con il possesso palla, un inizio tonico del Torino, capitano? Un paio di pericoli proprio per la costruzione dal basso, scusatemi. No, assolutamente, c'è da dire che Attenzione! Bakayoko ha fatto un errore
madornale prima, perché ha cercato di girarsi in mezzo a quattro uomini. La sensazione che io ho avuto è come se nessuno gli avesse chiamato, insomma, l'uomo o gli uomini addirittura. Certo è che non può avere una lettura di quella situazione di quel genere. Gli va aiutato con la voce. Poi tra l'altro adesso con lo stadio vuoto si sente se ti chiamano un po'. Hai voglia. Troppo, Francesco. Non c'è il rischio che non, mica problemi che non si senta. Inizio secondo Yolanda. Come dicevo, un paio di pericoli che arrivano più che dalla pressione del Torino, da un'impostazione dal basso e da un errore di Bakayoko. Però poi per il resto il tiro di Verdi è stato bloccato facilmente da Meret, il Napoli poteva provare a concretizzare in maniera diversa una ripartenza con Osimhen e non ci è riuscito. Diciamo, siamo solamente all'inizio. Chiaramente, siamo all'inizio, era giusto per una sensazione su come le squadre si sono messe in campo. E Corri! In tutta onestà non è che il Napoli adesso sta tentando l'Italia di prendere il possesso. Il Napoli è entrato in possesso palla e devo dire, volevo anche nota di cronaca, gioca con la maglietta quella argentina, diciamo così, no? Che ha anche un buon trend dal punto di vista statistico. Mi sembra in controllo della partita in questo momento, sì. In una partita che si gioca molto sulle corsie laterali, almeno fino ad ora, vedremo. Intanto sentiamo. Sì, andiamo al telefono, c'è Mario, ciao, sei in diretta. Mario? Sì. Buonasera. A Cipicchia. Prego Mario, in onda. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Sera. Eccolo qua. Volevo fare una domanda. Prego. Sì, volevo fare una piccola domanda. Siete soltanto regionale o nazionale? Non è mica chiaro, aspetti che non è colpa sola, abbiamo sentita male. La domanda qual è, mi perdoni? Volevo sapere la domanda. Sì. Se a livello dell'Arsenale o a livello regionale? L'Arsenale. La vostra decisione. Non ho capito. Non si capisce. Se è nazionale. Ah, è una trasmissione un po' più che regionale. Canale 8 si estende come copertura a un territorio ampio ma non nazionale. Però è una trasmissione chiaramente tifosa del Napoli, ecco. Internet, su internet. Con internet sicuramente sì, ormai noi siamo sul canale canale8.it e anche sulle... Mi dispiace, purtroppo non riusciamo a sentire, c'è un disturbo che ci impedisce di sentirla bene. Però, ripeto, guarda, no. Se può richiamare magari, ovviamente, con grande piacere, la ascoltiamo. Speriamo meglio, ma non dipendeva da lei. Era molto gracchiante l'audio. Allora, siamo già al sesto minuto, il tempo corre, anche il Torino corre abbastanza. Il Napoli invece tende a tenere un pochino più il pallone, vero Cap? Qualitativamente la sta impostando bene il Napoli, fraseggio corto, ottima qualità fra Zielinski e Politano, anche Insigne ora pian piano sta entrando in partita, deve entrare ancora nel meccanismo del palleggio corto Osimhen, però mi sembra per adesso, anche Bakayoko mi sembra che si sia ripreso, insomma, abbastanza bene, quindi bene così. Punizione per loro però. Fallo di Lorenzo diretto proprio sul piede di Belotti. Non mi piace. Allora, seguiamola questa azione, ovviamente noi ricordiamo... Fuori. Sono talmente tanti gli amici che ci chiedono ma perché non ci raccontate per bene, addirittura... Perché non ci date le immagini, ragazzi. Potendo, allora, lo faremo molto bene. Ma noi faremo di tutto, ma per voi e anche per noi, perché vi posso assicurare che tentare di commentare senza raccontare è una specie di tortura, ma di quelle proprio terribili. Noi possiamo commentarla con voi, anzi, speriamo di avere, come sta accadendo, tanti che ascoltano il nostro commento per aggiungere anche loro e la guardano potendola guardare. Per chi non dovesse poterla guardare, vi ricordo che subito dopo il fischio finale abbiamo tutte quante le immagini della partita, quindi quello che insomma, vedete commentare lo vedrete anche nelle immagini di Canale 8 al termine della gara. Sì, andiamo al telefono con Enzo, ciao, sei in diretta. Enzo, buonasera. No. Dici tutto. No. Posso parlare? Prego. Sì. Allora, senti un po', il Napoli dovrebbe fare una cosa importantissima, cioè l'ultimo quarto d'ora chi gioca
deve giocare tutti i 90 minuti, perché nella frazione finale il Napoli è sta in pericolo. Perciò dico, l'allenatore, anche se sta vincendo, deve dire, poi noi stiamo perdendo. Ah, ecco. Così loro, che loro non se ne sono accorti, capito? Loro non sanno che succede in campo. Non se ne accorgono. Dice come atteggiamento, non... diciamo così, chiudersi, perché quando ci chiudiamo in difesa soffriamo. Più che altro per un discorso di grinta, no? Di grinta dei giocatori che devono dare sempre il massimo tutti e 90 minuti, giusto? No, anche ai Carucci. Devi alzare la voce. Ma anche lei non è... Per avere grinta tutta la partita, non solo gli ultimi... 90 minuti, fino all'ultimo. Sì. Adesso stiamo perdendo. Va bene, è chiarissimo. È chiara la sua... È molto chiaro il suo parere, è molto, molto chiaro. Otmiet, gira di attira, gira di attira! Ha girato, c'è la deviazione, ha tirato, è sbagliato. E purtroppo è andato sul fondo. Però una bella azione del Napoli, costruita con palla che va ad Osimhen, che spalle alla porta, riesce a girarci, ma a girarsi, ma non era Osimhen. Sì, era Osimhen con Izzo che praticamente gli sta appiccicato come se non ci fosse un Ma la corrente che non ha avuto il pallone era Zirischi? Sì. Poteva fare una bella sponda lì. Era difficilissimo per come l'ha posizionato. Ma eccolo qua, l'attacco di Osimhen sul primo uomo che ha la palla è straordinario, ragazzi, ha una forza su quel contrasto che insomma, mi fa dimenticare che magari su alcune situazioni preferirei Mertens d'attacco, ma quando la squadra avversaria ha il pallone e si deve andare a pressare, indubbiamente Osimhen è fortissimo. Vai, che siamo... Tu lo sai che il mio sogno è vederli sempre insieme, Salvatore. Io credo che questi due, quando giocano insieme, veramente sono devastanti. Rosso e mezzo. Bello. C'era nessuno. Quanto l'abbiamo... Comunque, per la seconda volta il Napoli ha fermato un'azione d'attacco perché provaci. È il giocatore del Provaci! Terra. Bakayoko! No! Gol! Baka Yoko! E chi si aspettava? Chi si aspettava? Ricordati quello che hai detto prima. Mi ha sentito! Capitano! Ubi Maior Minor Cessat! Dice le parole, però... Bakayoko, ragazzi! Che straordinario! Decimo minuto! Mamma mia, chi si sputtava? Una staffinata di Bakayoko che incrocia dopo essersi portato la palla avanti e poi da destra verso la destra della porta, guardate che meraviglia, ma noi sì, riusciamo a vederla, si porta sulla destra lo schieramento d'attacco, incrocia e riesce a prendere quasi a mezza altezza, quasi il palo, quindi angolatissima, anzi sfiora il palo e si insacca questa conclusione di Bakayoko, è una super gol, è una super lega gol. Non lo devi dire a me, lo devi dire a quell'uomo là. Allora io ci devo parlare, e allora, devo dire quello su. Che hai detto prima, però dillo anche a tutti quelli che ci seguono. Aspetta, capitano, che non stanno vedendo le immagini sul gol di Bakayoko, come sono rimasti i giocatori del Torino? Sciocco basiti. Come non siamo Marcanna, Kiss, perché ammutoliti. E invece forse non è che può essere l'arma segreta. Allora, Bakayoko, vediamo se sta ancora esultando, perché era in attesa per intervenire. Noi naturalmente dobbiamo, secondo le leggi del nostro programma, attendere un attimo. Sì, salutiamo Paolo. Ciao, sei in diretta. Sì. Buonasera. Buonasera. Senta, volevo congratularmi con il signor Salvatore Lover 60. Perché la volta scorsa che l'ho chiamato è quel signore con che ha cioè il libro davanti. Il libro. È un breviario, ma faccio qualche preghiera. Mi faceva piacere che sentiva la voce di una persona che c'ha oltre i 60. Io le posso dire una cosa, io ce n'ho più di 70. Ma che meraviglia! Le mie prime partite le ho viste allo stadio Collana, che allora non si chiamava Collana. Oh, si me ne aspetta, si me ne aspetta, si me ne aspetta! Solo, tira! Arriva! Victor! Osimhen,
questi bambini color latte cosa ti combinano? Abbiamo dato X sul Clover. Abbiamo dato X sul Clover. Grandi, grandi, grandi. Perdonaci, ci siamo un po' lasciati andare. Non lo vorrei dire, ma il signor Paolo deve rimanere al telefono per forza. Paolo ci ha portato tanta fortuna. Facci in carica. Madonna, questo simile che ha combinato, ragazzi. Ce l'hai altri 80 minuti, Paolo? Una notizia a Montervino. Bravo. Bravissimo. Mi sono incontrato con lui a Pestum quando è stato formato in Napoli. Ah. E lui è un affezionato del Napoli. Poi ci siamo rivisti alla gelateria di Afragola, la scimmietta, sempre con lui c'è una fotografia. Non so, io non lo so. E l'orario. Attenzione, però, lo ringrazio. Queste sono cose pericolose. Molto pericolose. A che ora? Con chi? Dove? Come? Stiamo solo? Ciao. Come va? Ciao. Come vai, Paolo? Ciao. Sapere quello che stava solo. Il gusto preferito del gelato di Montervino. Della scimmietta ce ne sono due. Ci siamo incontrati perché lui era intimo amico del papà del gelataio. Tutto bene, no, ma Paolo, attenzione, Paolo. Paolo, la cosa. Esatto. Paolo, ascoltaci, è importante che Guaglione ha dato una casa. Era solo? Solo. Io vi devo ringraziare. Era solo? Allora, tu ci assassini chi si passa guai. Paolo, grazie. Mi senti? Saluti non a sente tutti. Niente. Ciao. Paolo! Paolo! Ciao, Paolo! Ha glissato. Paolo! Ha chiuso, niente. Non gli lasciamo tutto nel dubbio. Ma com'è questo fatto del telefonato? Ma non ci sentono. Sono unidirezionali in questa trasmissione. Loro dicono... Ci oscurano i microfoni dalla regia. Secondo me, questo è uno scherzo che ti hanno fatto, quello là. Quello è un mondo, di cattiveria lì, senza accento. Ah sì. Lo scherzo mondo senza fatto accento. A me, adesso se non mi arriva il gelato voglio vedere che succede. Possiamo dare due notizie ai nostri amici che ci guardano e ci ascoltano? Siamo quasi vicini al pronostico che abbiamo dato, X2 più. Parliamo over. Alla fine. E poi volevamo sapere, volevamo dirvi più che altro che i gusti del gelato preferiti dal capitano sono... Della scimmietta. Della scimmietta, sono Kinder e nocciola. Con una spalmatina di palla. La finite per favore. Comunque piacciono a tutti e se ci arrivano noi non ci offendiamo. No, non ci offendiamo mai, noi siamo sempre estremamente adesso ragazzi preparatevi perché lui è un amico nemico di energia azzurra. Vabbè. Abbiamo al telefono Leone. Ciao. Buonasera. Okay, ciao Leone. Buonasera signore, guarda, io voglio dire, solo la profuma sta andando adesso, mi fa molto piacere. E siamo d'accordo. Però voglio dire, ma non sto parlando con una persona ignorante, ringraziando a Dio. Io sono una persona abbastanza intelligente, ringraziando a Dio. Non credo di essere riso in faccia, ed è uno. Ma voglio dirvi una cosa. Secondo voi, in vostro parere, ma questo Napoli, quest'anno, l'anno prossimo, chi avrà sulla panchina del Napoli? Avrà un buon allenatore e non solo questo, ma poi questo presidente del Napoli comprerà un giocatore buono per il centro avanti. Grazie e arrivederci. Allora Leone, io voglio bene a Leone perché insomma tutti vogliamo bene a Leone, però secondo me prima lui era in attesa prima del 2-0 preparato sicuramente una domanda molto più cattiva e allora, Leone intanto conoscendo il suo senso critico perdonaci Leone, veramente te lo diciamo con grande affetto. Essere ignoranti a volte significa non sapere, no? Poi si può essere ignoranti in materia, intelligentissimi e non sapere delle cose in materia. Ma noi non ci permettiamo mai. Sorridiamo del fatto che tu hai spesso, diciamo così, un accento critico, un commento particolarmente graffiante come il tuo nome, Leone. Sta, perché ci aiuta a riflettere. Comprerà un giocatore buono su presidente, ce l'ho io tanti giocatori che a Leone non piacciono. C'è un'indiscrezione, un giocatore che piacerà sicuramente a Leone, il Napoli è sulle tracce di Leao dal Milan. Dai Leone, ti vogliamo bene, credici. Magari. Permettimi Salvatore, anche io a volte i nostri amici li presento veramente col sorriso perché siamo qui anche per dare intrattenimento, quindi io mi permetto io in prima persona di scherzare con i nostri amici tifosi. Stai chiamando il bar, un attimo che vado. Una spremuta d'arancia. Vado a controllare un attimo, per che cosa? Ah, per la battuta di Leao, un attimo che controllo. Monito. Ha ragione. Sì. È uscita la palla. Aspetta, facciamo come su FIFA.
fallo su qualità. Mamma mia, che fallo. C'è Izzo che ha un problema muscolare? No, per niente. No? Secondo me i problemi ce l'hanno, poveri ragazzi. Era angolo per noi. Era uscita angolo la palla, sì, sul contrasto. Poi c'era un fallaccio di Verdi su Politano non sanzionato. Ecco, vedi? C'era il problema. Un attimo solo, ci godiamo questo angolo che viene allontanato al momento dal Torino e Napoli resta in possesso palla e riorganizza un'azione d'attacco. Noi andiamo al telefono con Felice, ciao, sei in diretta. Vai a Yoko! Grande, Felice da Montefalcione. Capitano! Bello! A Salvatore Giovane, che sì, di pallone tu ne capisci tanto! Ma è lui che non capisce! No, non è vero. Felice è compagno. E Osimhen hai detto sempre, i 10, il primo in campo Osimhen. Bravo. Signori, 3-1, ti voglio bene. Siamo anche ciao, un come gol oltre la Juve e non finisce qua. No, speriamo. Guarda, ti dirò che io mi vorrei annoiare da qua al 96esimo. Anzi, se la chiudiamo qui per me va bene uguale. Perché, lo so che noi adesso siamo tutti quanti friccicati e vogliamo restare gassati così. Anche se va detto che l'atteggiamento del Napoli, anche dopo il raddoppio, non è cambiato. Ma è giusto che sia così, perché credo che sta anche nell'identità della squadra. Gattuso ha impostato la sua squadra in questo modo. Il Napoli è una squadra che non si sa difendere ed aspettare l'avversario. È una squadra che per giocare bene deve giocare e deve giocare la palla. E lo sta facendo alla grande. Tra l'altro è bello che Bakayoko gioia e dolore del centrocampo, perché poi comunque se non fai non sbagli, no? Quindi è uno che fa tanto e quindi di conseguenza gli capita anche di commettere qualche errore, ma gli capita anche di fare un gol come quello che ha realizzato, che ha lasciato veramente di stucco tutti quanti. E poi Osimhen ha fatto quello che doveva fare. Allora, attenzione, su Osimhen e sulla rete, io so che abbiamo una persona al telefono, gli chiediamo un attimo chi è? Gerardo. Caro Gerardo, un attimo e siamo da te. Intanto il Napoli allontana proprio con Osimhen, che è tornato in difesa a fare diagonale su un cross del Torino, allontana la palla che resta però ai giocatori del Torino e poi si spegne sul fondo. Allora, so cosa devi dire sul contropiede di Osimhen. Secondo me lui ha fatto una cosa intelligentina, secondo me, cioè è partito in contropiede, a un certo punto è stato rimontato dal difensore e si è giocato un tiro di punta ad anticipare l'intervento, o gli è venuta un po' fortunata sta cosa. Con grande onestà credo che sia stato un mezzo rimpallino. Non sono d'accordo con te, secondo me l'ha pensato perché c'aveva proprio quel mezzo millimetro. Allora, è stato un mezzo rimpallino, però l'azione bella è quella che fa, perché riconquista una palla dietro la metà. Numeri! Che bello! Oh, fallo! Pallaccio, sarà ammonito questo. È fallo a favore del Torino. Sì. Fallo a favore del Torino. Prima c'è stato il fallo su Belotti. Su Belotti, poi parte che e viene steso. Ragazzi, ma questo ragazzo è incredibile. Dovresti interessarsi di calcio in modo professionale e non venire a perdere il tempo con Salvatore Turco. La colpa è tua. A Gerardo, che sennò pure lui, poverino, perde tempo con noi. Gerardo, ciao, sei in diretta. Buonasera, non è vero che perdo tempo, siete bravissimi e siete bravissimi. Grazie Gerardo. Ciao, io sono contento di avervi visto e continuo a vedervi e siete bravissimi e siete di buon auspicio. Abbiamo iniziato una settimana in zona gialla e una grande vittoria di Napoli, proprio, io dico 4-0. Per noi la zona è azzurra, caro Gerardo, non gialla, dai. Dico, abbiamo iniziato una zona gialla con un buon auspicio e Napoli ha creato un azzurro però non è fallo. E non va bene comunque siete persone squisite e siete un parterre bellissimo. Grazie Gerardo, ma veramente grazie ed è vero, lo sappiamo noi questo. Che sappiamo, perché è vero lo sappiamo, no? È un pezzo, è una colonna dello sport campano, quindi. E poi gli altri che sono un parterre giusto. Grazie. Io ringrazio di aver ascoltato, vi auguro una buona serata e forza Napoli sempre. Forza Napoli. Gerardo dice 4-0. Ecco, intanto siamo un po' lontani dalla fine del primo tempo, quindi augurarsi che Napoli vada in controllo palla, insomma, proprio, sarebbe un po' un rischio. Diciamo che ha raccolto il Napoli, ecco, tenendo molto possesso palla, poi con una ripartenza, una bella azione. Insomma, il Napoli è sicuramente, per quello che si vede fino adesso, diciamo, è abbastanza predominante. Campo. Poi, loro sbagliano parecchio, E noi ne approfittiamo. Poi tutto sommato le differenze tecniche ci sono.
allora, beh, magari, se non ci sono queste differenze tecniche qua. E allora, insomma, altrimenti non avrebbe senso raccontare un certo tipo di classifica del Napoli e una diversa del Torino. Ma acchiappo Osimhen, che è più veloce, è fuori gioco dove? Aspetta che lo vogliamo rivedere. Secondo me non era fuori gioco, è partito dietro. Parte in posizione regolare. Poi guadagna la... Forse dovrebbero farlo vedere. Possono avergli dato un fallo. No, ma guarda. Ma io non vedo proprio... L'inquadratura non ci ha aiutato, perché non ha fatto vedere niente. Il replay non ne parlammo proprio quando riguarda... Eccola qua. Aspetta, guarda che palla. Ancora Osimhen. Qua, ragazzi. È impressionante. Guarda come corre. Lorenzo non gliela dà. E perché non gliel'hai data? Perché si era chiuso il corridoio. Andiamo alla conclusione. Zielinski di sinistro, alta sulla testa. Napoli comunque sempre... Diciamo che la condizione migliore per far fare partita Osimhen, questa qua. Loro che si alzeranno tranquillamente e cercheranno di lasciare e lasceranno sicuramente la profondità da attaccare. Lo fa spesso il Torino, l'avevamo detto all'inizio, proprio parlando della scelta di Osimhen, è una caratteristica del Torino questo, perché comunque loro tendono ad aggredire. Sicuramente il gol dopo 10 minuti ha cambiato quello che era l'iter che doveva essere della partita. Sentiamo al telefono. Sì, andiamo al telefono. C'è Lino, ciao, sei in diretta. Buonasera, volevo chiedere due cose a Mondervino. Prego. Ciao. Se era possibile. Uno, lo volevo ringraziare per tutte le maglie sudate, perché io c'ero e le ho viste tutte, punto primo. Grazie. Secondo punto, se Napoli interviene per quanto riguarda i portieri, l'anno prossimo, se sa qualcosa, e ce lo vuol dire. Guarda, io credo con grande onestà che tra Meretti e Ospina ne rimarrà uno solo. Di questo ne sono quasi certo. La sensazione è che sicuramente si possa intervenire con l'arrivo di un portiere importante che debba sostituire uno dei due. Semplicemente, se si deciderà di puntare su Meret, sarà Ospina a partire. Se non si deciderà di puntare su Meret, sarà Meret a chiedere di andare via. Grazie, okay, un abbraccio forte. Un abbraccio al parterre. Evviva, ciao. Forza, ciao. Napoli. E anche forza noi. Adesso parlo di una cosa che riguarda veramente tante famiglie. Che intanto calcio d'angolo per il Napoli, qualcuno me lo racconta, sfaccendati? Una bella parabola, però sì. È stata intercettata dalla difesa del Torino. Che tenta Chiappatista, bravo. Ma il Napoli chiude. Ma buona guardia. Belle anche gli interventi di Rachmani, francamente. Quindi... Beh, Rachmani bene bene. Sì, diciamo, sì. Rachmani per... bene. Credo per Napoli, poi in queste partite qua in Italia, sì, quando è, insomma, si sta bene. La squadra sì, no, ma sono concentrati, e questo secondo me è una cosa che fa la differenza, però è una concentrazione non stressata, nel senso che è concentrazione ma non ansia, perché quando giochi così le cose ti vengono molto più naturalmente e hai meno difficoltà, perché non usi il cervello, nel senso che lo usi ma viene spontaneo usarlo. Che bella hanno i recuperi palla del Napoli in questa partita, almeno fino a questo momento, sono stata veramente una delizia. Anche da un punto di vista tecnico, il Napoli arriva sempre primo sulle seconde palle. Addirittura su un attacco organizzatore del Torino, è vero, ma Francesco? Assolutamente, uomo, palla assolutamente. Piedi. E poi, tra l'altro, quel giocatore che ha puntato era Singo, che ha una gamba importante. Invece è andato sull'anticipo del pensiero e prima che spostasse palla è intervenuto. Credo ma sia si è spostato Isai sulla destra? Credo sia stato in quell'azione, perché ha fatto la diagonale. Ha fatto una chiusura. Sì, Isai adesso si è trovato lì. Attenzione. Bene il Napoli in attacco. Fuori al centro sfonda Osimhen. Mannaggia i sarchiapini, per soprattutto come ha fatto? Che grande lingua era la tua per descrivere l'azione? La lingua del cuore. Ah, ok. Era fuori gioco. Era fuori gioco. No, quando? Dove? Secondo me era fuori gioco. Allora, se è fuori gioco, se no è calcio d'angolo. È angolo, ragazzi. Perché è stato anticipato. Sì. È stato anticipato. Vedi, Osimhen non ha toccato lui la palla, ma l'ha presa il difensore del Torino. L'ha presa Ankulu. La palla. L'ha presa il difensore del Torino. Io pensavo, lo vedi, non l'ha terribile questo. Non l'ha sbagliato Osimhen, ma l'ha presa il difensore del Torino. Hai capito?
Ma si chiama così, come fa? Cioè, come faccio, ragazzi? Chiamiamolo con il suo nome. Ve lo giuro. Tu come ti chiami? Va bene, io capisco che è involontario, però è stata al bar. Io la ammonirei per... Dai. Allora, non importa la volontarietà, ma c'è tutto l'intervento. C'è tutto l'intervento, quindi mi raccomando, si stia concentrata e si contenga, signorina. È giusto, ha ragione, io non so veramente che altro dire. Niente. Non dica altro che peggiora la situazione. È meglio che non dici più niente. Meglio non dire niente. No, c'è Napolitano. Che dice? Sì, al telefono abbiamo Patrizio. Ciao, sei in diretta, Patrizio. Buonasera, bravi amici, buonasera a tutti e buonasera agli telespettatori. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Sì. Complimenti. No, mi sto riprendendo dalle risate per l'ultima, per l'ultima parte. Giardo. Che deve fare? D'altra parte, chi la così si chiama? Non è che insomma... Io sono una Napoletana doc e vivo... E vivo qui nella splendida Paestum, nel Cilento. Complimenti per la trasmissione. E mi fermo ai commenti, alla parte femminile, altrimenti la mia compagna mi stacca il telefono. Lasciamo perdere. Volevo chiedere una cosa a Montelvino. Veloce. Allora, Montelvino, ho sentito tante cose ultimamente su quello che sta succedendo nel calcio in Italia, ma anche in Europa. La mia domanda è questa. Ma a cosa serve competere se a nessuno gliene frega niente delle regole? Vogliamo partire da un presupposto, le regole uguali per tutti, e poi passiamo alla competizione. Ma guarda, come fa a avere torto sto ragazzo? Purtroppo non hai torto, purtroppo. Ma non è che voglio avere torto o ragione. No, la pensiamo come te. E come facciamo a non pensarlo come te? È chiaro che se scendi in campo il pallone deve essere uguale per tutti, e il numero di giocatori deve essere uguale per tutti. Non riusciremo mai più ad avere questa soddisfazione, cioè delle regole uguali per tutti? Sai, posso permettermi di dire una cosa? Il problema, sai qual è? Ed è ancora più grave, che non è che non ci siano regole uguali per tutti, perché sulla carta ci sono. Il problema è che manca la certezza della pena, che fa sempre la differenza in qualsiasi forma di ordinamento, ok? Se tu non hai la sanzione, alla fine fai quello che ti pare, al di là della regola scritta. Questo e è il problema. Quello dicevo, Italia, dicevo nessuno gliene frega niente delle regole. Io quello stavo dicendo. Esattamente. Non dicevo che le regole sono diverse, attenzione. Esatto. È che a nessuno gliene frega delle regole. Esatto. E questo, sinceramente, al di là della soddisfazione di vedervi ogni volta, invece di guardare, io guardo voi invece di guardare la partita, perché è una bella soddisfazione. Grazie. Subito, corri, Politano, accentrati, Politano, di Napolitano! Che peccatino, mannaggia la miseria. Grande azione di Politano, scusaci, la commentiamo, torno subito da te. Una ripartenza del Napoli straordinaria. Palla Politano che sembra non poter andare a una conclusione perché è fronteggiato bene dalla difesa del Torino che rientrava, va invece alla conclusione e la palla, credo sì, toccata, esce di un niente nicchia. Ed è il tiro che l'ha portato al gol con la Lazio, che accentra e va a incrociare sul palo del portiere, come ci ha insegnato il capitano Montervini. Allora, caro amico, intanto, annaggia, Pestum, mi stava prenotando un fine settimana, l'abbiamo casato. Proprio sul più bello. Sul più bello. Sul più bello. Come va? Casa grande. Ti fai solo Vennari praticamente. Se durava di più anche gli altri. Capito, mannaggia. Vabbè, intanto però ragazzi. Per angolo per noi. Attenzione. Salta. Parabola. Sirigu non ci arriva però fuori. Bene il Napoli. Finalmente un calcio d'angolo con colpo di testa e Napoli verso. Colpito, Bene. Chi era il colpo? Rachmani. Ed erano anni che non si vedeva. Anni che ciò non si vedeva. Da calcio d'angolo. Sciocchini. Però. Dai. Da quando Yolanda Punizione Hai visto che parabole che fanno da quando Yolanda Punizione li ha sgridati? Si è imposta, diciamoci. Veramente dei calci d'angolo battuti molto bene. E nel frattempo viene inquadrato anche Zielinski, che sta salendo in cattedra anche in questa partita. Devo dire, mi sta piacendo tantissimo per come sta gestendo la palla e in fase di... Ragazzi, però. Mamma mia, questo è giallo proprio. Difensiva, che è in fase difensiva. Perché aspetta, che Di Lorenzo sta pigliando una serie di botte. Di Lorenzo, bravo, bravissimo Salvatore. Di Lorenzo è veramente martoriato in questa partita. È oggetto di falli. È giallo, no? Camiglietta. Giallino. Beh, l'ha preso bene, l'ha preso proprio. Ansaldi su di là. Ansaldino. E anche un po' di frustrazione, secondo me, questo tipo di gioco che fa il Torino, perché ti. Un po' sì. Quando tecnicamente risulti a essere inferiore all'avversario, Francesco, quante volte capita? A me è capitato tantissime volte.
di essere inferiore all'avversario. No, non mi riferivo a te, voglio dire a livello proprio di interpretazione poi della partita della squadra. E le armi che ha poi il giocatore, fra virgolette, più debole, no? No, no. Metterla sul temperamento, sull'aggressione. Acchiappa Kiss. Ha dato il fallo? Sì, sì. Fallo per il Torino, sarà quasi un calcio d'angolo corto con un bel intervento di Bakayoko, però falloso, ma molto opportuno perché il Torino sarebbe potuto. Non l'ha toccato proprio. No, Bakayoko, l'ha toccato proprio. Non è fallo per niente questo. Non è fallo per niente, ma. Cioè, ha sbattuto il piede a terra. Lui ha cercato di prendere il pallone, lui è caduto e l'arbitro ci è cascato come il guadagnino ci è cascato. Segnala il fallo. Ma il VAR niente, non vede, niente. Aureliano che fai? Aureliano. Non può fare nulla, non può richiamare. Su questo non può fare nulla. Noi invece possiamo andare al telefono al 34esimo minuto e incontriamo... Luigi, ciao, sei in diretta. Luigi, ci sei? È andato via, mi dicono che è andato via. Tenevo che fa, pure Luigi, noi lo teniamo là in attesa. Ognuno ha i suoi problemi. Intanto, calcio d'angolo per il Torino. Un altro. Mi confermate che dalla regia che Napoli ha invertito gli uomini? Sì. Quindi abbiamo messo Di Lorenzo sulla sinistra e Yusai sulla destra? Come se fosse Antani. Vediamo bene ancora nel corso della partita, però per adesso stanno giocando così. Vediamo un attimo. Torino a calcio d'angolo. Sì. Adesso vediamo se riusciamo a mettere fuori sto pallone. No, questo salta. Ah. Osimhen salva un gol. Linea. Letteralmente salva una rete sulla linea. Osimhen in calcio d'angolo non poteva arrivarci Meret. Lui si è chiamato peraltro il pallone. Poi autogol di Di Lorenzo. Sì, sì. Sarebbe stato un autogol di Di Lorenzo straordinario. Sì. Quasi nel 7 alla destra di Meret. Però il Napoli ha posto rimedio e noi poniamo la telefonata. Sì, salutiamo Claudio. Ciao, sei in diretta. Ciao, buonasera a tutti. Forza Napoli. Sempre. Bravo Claudio. Saluto il capitano Mondervino e gli volevo fare una domanda. Ciao Claudio, dimmi tutto. Capitano, volevo chiederti, in base a Gattuso, non ti sembra un po' eccessivo tutte queste critiche, considerando che ha giocato metà campionato con mezza squadra e comunque in lotta per la Champions League? Che ne pensi tu, capitano? La penso esattamente come te. Io ho detto prima che mi auguro che si possano ritrovare le parti e si possa pensare a un eventuale anche rinnovo. Ma indubbiamente un allenatore che non ha avuto mai la possibilità di avere tutti gli effettivi a disposizione ha fatto secondo me una grandissima stagione, tenendo conto che sta lottando, è in piena corsa per la qualificazione in Champions. Quindi io credo che meriti un pelino più di rispetto e qualche critica in meno. Infatti è quello che penso anch'io. Comunque sempre Forza Napoli. Saluto tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie, veramente di cuore, grazie veramente di cuore. E grazie a Meret che ci ha salvato qua, È bello vedere un Napoli così concentrato, Abbiamo rivisto anche l'intervento di Osimhen. Bravo Meret. Anche sai nell'uscita che era un momento un po' più di difficoltà del portiere. Non riesce a afferrare il pallone. Adesso nel momento di massima pressione del Torino, al momento la difesa del Napoli sembra molto ben organizzata. Attenzione, perdonatemi, approfitto che c'è un Matera per andare da Energas. Sì, ascoltiamo i consigli di Energas, torniamo subito. E in questa parentesi Energas era riuscito a portare il Napoli vicino alla terza rete, uno straordinario tiro di Zielinski di destro sul palo destro della porta del Torino purtroppo. Però Napoli pericolosissimo e quando va in attacco qualche istante prima una ripartenza del Napoli straordinaria con la squadra che riparte da un'azione del Torino sul calcio d'angolo e si dispone in ripartenza velocissima con Osimhen che va a contrastare i giocatori del Torino e poi per procurare un nuovo possesso per il Napoli. Io non so chi sia Di Pagella oggi, però fino a questo momento io credo che Osimhen è partita da 8, sia per quanto riguarda l'attacco, sia per quanto si mette la maglietta di Koulibaly e va a difendere, cioè dappertutto. Abbiamo una telefonata. No, chiudo. Bravo! Via, riparti. Allora, telefono con Torino molto pericoloso. Al 40esimo sta costruendo una bella azione d'attacco, ma noi chi abbiamo al telefono? Abbiamo Gaetano, ciao, sei in diretta. Buonasera, sento una domanda signor Mondervino. Prego. Sento fare il nome di Spalletti. Ammettiamo che arriva Spalletti, lei sta in buon rapporto con Spalletti, non è che potrebbe collaborare con Napoli? E poi una domanda alla signora Yolanda. Mi dica. Stiamo discutendo io e mia moglie,
femmina, maschio. Mia moglie dice che è femminuccia, è vero? E non posso ancora dire. Diamo le quote però. Ma di giochi più, ma non se ne può più. Allora, quando sarà... Senti, va bene? Restate su questi canali, lo scoprirete presto. Sì, ve lo dico la prossima partita, prometto che ve lo dico la prossima partita. Ah, va bene. Anche possiamo organizzare regalo, colore. Femminuccia, dico, ma come sai tu? No, non ti preoccupare, poi è Cappapolitana, è Cappapolitana. Prometto che ve lo dico, prometto. E poi vorrei la domanda e la risposta dal capitano. Guarda, io con Spalletti ho un grandissimo rapporto, c'è grande stima, grande amicizia, però non credo io farò parte del suo staff, uno perché io ho scelto di fare il direttore sportivo e non il collaboratore tecnico. È chiaro che un'eventuale sua chiamata mi riempirebbe d'orgoglio, ma so che non sarà così, quindi... Sicuro? Sì, 100%. Ah, un abbraccio a tua moglie. Complimenti. Grazie. Siete molto gentili, siete bravi. Ciao Gaetano, ciao, grazie. Sei molto gentile, veramente, sei molto gentile. Intanto le quote sul maschietto sono salite? Le quote del maschio sono 1,70 per il maschio, 2,25 se è femminuccia. Quando approfittate aspetta una settimana di tempo per poter ma portare. Adesso poi partirà il nome, perché questo è il sesso. Parto sarà? La quota del parto gemellare. L'intertotonome ancora non ha cominciato. La quota del parto gemellare? La quota del parto gemellare? A 8. A 8 con 10 euro vince di 80 euro. Forza Yolanda, forza Yolanda. L'ho scommesso proprio. Allora, dobbiamo andare ancora al telefono. Manca ancora 3 minuti più o meno alla fine di questo tempo. Sì, andiamo a salutare Walter. Ciao, sei in diretta, Walter. Buonasera, Walter da Strasburgo. Buonasera, capitano. Buonasera, Salvatore. Buonasera. Ciao, Walter. Ciao, Walter. Solo volevo fare solo un appunto. Dire. A tifosi e professionisti, perché anche i professionisti sarebbe il minimo, sarebbe veramente il minimo di chiedere scusa al famoso palo della luce, come lo chiamano loro, perché penso che avete capito di chi sto parlando, perché trovo che sia veramente ignobile attaccare un giocatore del Napoli che ha la maglietta del Napoli, che porta la maglietta del fuori, Napoli e chiamare i giocatori con questi nomi dispersativi, trovo veramente che sia una cosa vergognosa. Io sono del parere che fin quando il giocatore nella parte la maglia addosso, gioca bene o gioca male, bisogna portargli rispetto. E stasera voglio dire a tutti quanti, chiedete scusa al palo della luce, come lo chiamano loro. Chiedo scusa al palo della luce. Palo della luce. Bagaglio culo. Va bene, è chiarissimo. Chi lo dovrà fare, lo farà, insomma. Intanto ci pensi. Aspettiamo le scuse ufficiali di tutti. Speriamo che arrivino. Peraltro le prestazioni sono in crescita, credo, costante. Stiamo guardando veramente un ragazzo che sta migliorando la sua prestazione di partita in partita, ed è molto probabile che questo ragazzo debba stare fisicamente al 100% per esprimere anche il suo potenziale tecnico, perché non è uno, diciamo, da tocco fine, uno da grandi galoppate, da grandi tiri, da belle bordate, da grande elevazione, è uno che copre tutto il campo, attacco, difesa, con grande presenza. E guarda qui. Oh, solo Osimhen, solo Osimhen. Una quarantina di metri da solo, vediamo se trova un compagno. Bravo, che sei fortuno. Bravo, un passaggio da destra verso il limite dell'area a cercare Insigne piuttosto che, credo, Zielinski, che stavano arrivando. Bella diagonale di rientro del Torino che impedisce questa conclusione del Napoli. Ancora un fallo su Bakayoko a centrocampo. Il Torino è in difficoltà. Piove da molti minuti allo stadio Grande Torino. E noi al telefono abbiamo Ciro. Ciao, sei in diretta. Grande ciao, Ciro. Ciao, buonasera. Buonasera. Sempre Forza Napoli e complimenti per la trasmissione, perché è veramente fatta a livello professionale, a livello giornalistico, come si dice. Ve lo dice uno che è competente, ho lavorato 35 anni al mattino e ne conosco di giornalisti, e perciò faccio i miei complimenti al conduttore. Grazie. Sono amico di Toni Avarone, di Ciccio Marodda, no? Però voglio fare un complimento alle signore innanzitutto, ma uno particolare alla signora Pasqualina. Grazie. Omero.
il dodicesimo cantico dell'Odissea, disse che, cioè diceva, queste sempre sono parabole che allora si dicevano, certo. Che le tre sirene, e una di queste si chiamava Partenope. Ulisse si attaccò, cioè si fece legare al palo per sentire il cantico, sì. Però non fu coinvolto, diciamo sì, per andare verso queste sirene, no? Questa sì. La storia la sappiamo, okay, e allora per questo motivo si uccisero. Una di queste si chiamava Partenope, sì. E appuntò sull'isola di Megarite. Sì, è la storia di Napoli, no? Di Partenope, la conosciamo. Professor, posso andare in bagno per piacere? La ringrazio per avermi paragonata alla sirena Partenope. No, è andolo Gingiafa. Grazie. Cioè, è un complimento bellissimo. Lo so, grazie. Complimenti a lei per questo bellissimo intervento. Dell'Odissea, che chi l'ha scritta l'Odissea? Pasqualina, chi l'ha scritta l'Odissea? Diciamo sì, fu portata sull'isola di Megaldi, dove adesso sorge il Castel del Duomo, da lì nacque Napoli. Si dice che la testa fa parte di Capodimonte, sì. E il resto del corpo fa parte di Posillipo. Perciò, grazie, noi ci dobbiamo fermare per un momento. Che forse nessuno me l'ha fatto. No, no, grazie, grazie veramente di cuore, l'abbiamo apprezzato tantissimo, ma dobbiamo fermarci perché termina in questo momento il primo tempo. Noi abbiamo dei tempi serratissimi e quando finisce il primo tempo c'è sta poca faccia, ma fui pure noi. Soltanto una notizia tremenda. Tremenda, perché noi abbiamo un ne parliamo il lunedì di martedì domani, nel quale potranno sfogarsi con il povero Montervino, perché la pagella sarà stilata a fine partita da Turco. Montervino. Turco. Io da Turco. Perché mi metti in difficoltà? No, solo perché sei simpatico. E noi andiamo in pubblicità. E noi ci vediamo tra pochissimo, commentiamo insieme questo primo tempo. Vi aspettiamo qui a Energia Azzurra, canale 8. Possibilmente in italiano. Parlando. Ma perché ti è sembrato che io non no, parlassi? Magari uno che conosce, ne so, tu giri il mondo, che ne so, magari. Ma è incredibile. Facci sentire. Ah, vabbè, io parlo quando me lo dice il conduttore. È incredibile. Cioè, io non lo so, veramente. Io. Questa cosa ci lascia. No, sciocco basita. Poi, sciocco basita. già sciocco basita, non capisco. Sciocco basito è una crasi. È una crasi. È una crasi. Una crasi. Ah, casino. È sepolloa, sì. Passa poi con una pomata, una cosa. Ecco. Vabbè, comunque andiamo. Migliore del Napoli nel primo tempo, migliore. Sicuramente lo bocca. Sicuramente lo bocca. Le vogliamo bene, ma ormai. No, vabbè, a parte tutti gli scherzi, diciamo che tra Osimhen e francamente anche un po' il risollevato Bakayoko, chiamiamolo così, l'hanno definito in tanti modi possibili e immaginabili i tifosi del Napoli, fatto sta che è un giocatore, l'abbiamo detto prima, che ha bisogno sicuramente di giocare, come gli altri, Rachmani ad esempio, abbiamo visto che quando viene interpellato più volte riesce poi dopo ad avere un rendimento diverso, quindi prima di dare dei giudizi anche sullo stesso Osimhen che era un che era stato pagato troppo e quant'altro, c'è bisogno di aspettare una stagione intera, in alcune circostanze anche due, tre stagioni, per capire qual è il percorso di un giocatore. Detto questo, una partita che si è messa nella direzione giusta sicuramente per il Napoli, quindi in discesa, e per questo il Torino forse se l'era immaginata in maniera diversa e riesce poi dopo, complici naturalmente le ripartenze, il bisogno di dover impostare l'azione, riesce poi dopo a lasciare delle praterie che sfrutta Osimhen, sfrutta tutto il Napoli, Napoli molto bene sia nella fase offensiva che nella fase difensiva, gioca bene la palla, gioca bene e diverte, quindi questo è il primo tempo secondo me. Se dovessi poi dopo soffermarmi su ogni giocatore per i voti, francamente sono tutti altissimi. Sai perché? Perché io volevo fare intervenire l'Italia, che però, essendo insomma una di noi, darà spazio certamente al nostro amico che è al telefono. Senza credo, alcun dubbio. Sì, sta aspettando da un po', salutiamo Dario, ciao, sei in diretta. Salve, mi sentite bene? Molto basso, Roger. Se alzi un po' la voce è meglio, vabbè, però insomma, si capisce. Ok, cerco di, perfetto. Di parlare più forte. Okay. Comunque complimenti per la trasmissione, molto sinceri, non è che uno tra il telefono per dire complimenti, però veramente è una trasmissione che ha tutto, simpatia, bellezza, professionalità e competenza, quindi sinceri. Detto grazie. Questo,
È veramente proprio, mi diverto a guardare la trasmissione, sinceramente. Grazie. Detto questo, la domanda che vi faccio, anche perché effettivamente c'è poco da dire, avete già detto tutto, insomma, non è il mio campo. Magari vedo bene, ecco, molto il Napoli in questo momento, lo vedo bene all'aspetto psicologico, questo è importante per il finale di stagione. La domanda è, ho sentito parlare appunto di Spalletti, oddio, c'è lì Montellino che ho sentito che lo conosce bene, eccetera, mentre io invece ho sentito molte cose un po' negative su questo allenatore, molti non lo vorrebbero, forse ha un brutto carattere, eccetera, eccetera. Non so, prima cosa, c'è di vero che possa venire lui e credete veramente sia l'allenatore giusto per il Napoli? Guarda, allora visto che ha ceduto il posto, facciamo rispondere all'Italia, poi subito dopo vi chiedo un po' più di attenzione rispetto al solito perché vi dobbiamo parlare dei nostri grandi amici di Un Altro Caffè. Lo vogliamo fare veramente chiedendo il massimo dell'attenzione. Italia. Allora, rapidissimamente, è un argomento estremamente interessante, io mi rendo conto che attira l'attenzione di tanti, io però ovviamente mi sento nella sincerità assoluta di essere molto più concentrata su quella che è la situazione del Napoli di oggi, quindi su quello che è l'allenatore di oggi e quelli che sono gli obiettivi di oggi. Ci sarà tempo per parlare degli allenatori. Se Spalletti dovesse arrivare a Napoli, io credo che comunque il Napoli si affiderebbe ad un professionista di altissimo spessore. Le difficoltà caratteriali o di relazione in questo momento non credo rappresentino un problema, piuttosto la capacità di gestione di un gruppo che però ha un animo estremamente compatto. Il Napoli è una squadra di bravi ragazzi e su questo non ci sono dubbi, quindi non è difficile per nessuno poi entrare nelle corde di questi calciatori. Vedremo se sarà Spalletti, immagino che si divertirà con una squadra dal potenziale così alto. Per adesso però io inviterei tutti a concentrarci sul Napoli che oggi è guidato da Gattuso. Diciamo che qualcuno ha detto che non sono difende bene, però lasciamo stare. Comunque per il finale di stagione io sono fiducioso, soprattutto da un punto di vista psicologico mentale, diciamo, vedo il Napoli bene, questo è fondamentale per il finale della stagione. Grazie, grazie. E ancora complimenti. Grazie veramente di cuore per il tuo intervento. Allora, proprio qualche settimana fa, proprio nei nostri notiziari e non solo in quelli, abbiamo appreso, e a proposito ricordo che questa sera al termine del nostro programma c'è l'appuntamento con l'informazione, ovviamente in diretta con il nostro Tony Davarone e naturalmente con tutta la redazione, hanno preparato servizi interessantissimi su questa ripartenza e anche su come la stiamo affrontando. Bene, e proprio nei nostri notiziari abbiamo appreso di un dramma che ha colpito, un dramma, veramente un dramma, perché è andata completamente distrutta la fabbrica di Un Altro Caffè. E noi da quel momento, insieme a tantissimi, abbiamo cominciato ancora più a sostenerli, sono dei nostri partner che avrebbero potuto tranquillamente tirare il remo in barca e dire ragazzi è purtroppo tutto bruciato, non se ne parla più, e invece hanno continuato e anche grazie all'attenzione di tanti, vero? Sì, appunto, possiamo veramente fare un'attenzione piccolissima con un gesto quotidiano, condividere sui nostri social, che sia un post, che sia una storia, Un Altro Caffè con l'hashtag supporto un altro e insomma condividere il famoso swipe up portando appunto le persone sul sito proprio di Un Altro Caffè. Quindi aggiungete nelle vostre storie e nei vostri post www.unaltrocaffeshop.com. Aiutarli è veramente facilissimo. Io lo faccio sempre, qui in trasmissione lo facciamo tutti. Possiamo veramente acquistare pochissime cose, ma dare un grande aiuto ad un'azienda napoletana, un'azienda italiana e quindi poi un grande amico del Napoli, d'Energia Azzurra. Quindi condividete l'hashtag supporto un altro e il loro sito internet www.unaltrocaffeshop.com, dove potete ovviamente fare l'acquisto del caffè. Lo presentiamo sempre, ci sono tante varietà, è un caffè straordinario di un'azienda straordinaria e simpatica per la quale noi facciamo il tifo. Loro fanno il tifo per il Napoli e noi ricambiamo facendo il tifo per Un Altro Caffè. Mi raccomando, andiamo a comprare magari anche adesso una confezione. Le squadre stanno rientrando in campo. Tu hai comprato la pasta? La pasta. Insalata? I pumarò? E al supermercato? E il caffè? Allora. E il caffè? C'è un altro caffè. Il caffè. Bravo, online. No, online. C'è il tempo, ci vogliono pochi secondi prima che inizi la partita. Ho capito, ma sono concentrato perché prendi il cellulare, vai sul sito, te l'ha appena detto Pasqualino, vietato. Un altro caffè, vietatissimo. Non si può prendere. Savio ci guarda. Vedi? Ok. Questo signore ci E non posso fare, Savio panico che sono. Allora, stammi riprendere il gioco, riprendiamo anche il corso delle nostre telefonate con i nostri opinionisti che ci chiamano da casa. Sì, salutiamo Dario, ciao, sei in diretta.
Ci sei ancora? Un altro Dario. Dario in quantità industriale. Quanto Dario ci sono? Che è caduto. Ce lo siamo perso. Dario. Entrano le squadre. Inizio del secondo tempo, come ce l'aspettiamo? Capità, se fossi tu adesso lì. Io direi al Napoli di accelerare immediatamente, fare 10 minuti, un quarto d'ora a tutta birra, perché altrimenti. Perché poi è chiaro che il ritorno del Torino ci deve essere. Anzi, penso che partirà forte il Torino, però bisogna essere attenti e sfruttare immediatamente i primi 10 minuti di contropiede che ti concederanno. Per chiudere la partita, dopodiché la puoi gestire bene. Speriamo che il Napoli sia, prego. Traduco, butto terza Inde e poi se ne parlo. Vede quanto è sappiamo, volevo dire solo una cosina, non so se è possibile. La famosa lingua che dice. No, ma abbiamo citato l'Odissea, quindi in maniera omerica io. Adesso inizia adesso il tempo e Italia vuole. No, volevo soltanto dire, anche per appunto collaborare con la stesura della pagella fatta dall'esimio turco, grazie. Che Rachmani non soltanto ha giocato molto bene fino adesso, ma ha anche messo qualche toppa a delle piccole defiance di Koulibaly, che un paio di volte si è verso Belotti e lui era pronto lì a dar manforte, quindi occhio a Rachmani. Aspetta, Salla, mo la metto. Troppo lunga. L'hai messa veramente turco, male, turco. Diciamo così. Se sono qua, ascolta. Ho detto di metterla prima. E non ti ascoltano, mamma. Questa responsabilità della pagella ti sta mettendo troppa. State stressando, sì. Questa cosa è veramente. Lo vedo proprio stressato. Sussurrando. L'importante è che non ti atteggi. Stressato ci piace. Ovviamente no, ma sapete, io non sono un giornalista, mi occupo di tutt'altro. Ecco, cioè, di cosa ti occupi? Per esempio, non si è ancora capito. È tanto che te lo volevamo. Ma sicuramente io Bakayoko o qualche altro giocatore nel Napoli non l'ho mai chiamato palo della luce. Bravo, ma magari bravo. Ci scherzo su, anche perché io sono un fruitore di calcio quasi a 360 gradi. Lo gioco, lo seguo, ci scommetto, mi piace, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi. Non essendo giornalista mi diletto a scherzare, ma è chiaro che se un giocatore non gioca bene, ci faccio la battuta della coppa, se gioca invece bene. No, non cominciare, già detto. È importante dirlo perché magari qualcuno capisce un'altra cosa. Bravo. E a cavallo anche le gambe, vedi? Alla Mughini. Mughini querelami. E ha successo, non si può mai sapere. Tra l'altro non so se hai notato nella fase di riscaldamento tra primo e secondo tempo c'era anche Lobotka. Con un viso molto abbronzato, questo fa capire quanto si sta bene a Napoli, perché visto Belotti comunque è contento di stare a Torino, però è pallido, ha un pochino di occhiaie, invece visto Lobotka è perché non gioca, sta senza fa niente, anzi io vorrei vederlo qualche minuto in più in mezzo al campo, forza Lobotkino, Lobotka, anche la tua figurina. Scatenfaccio frigorifico. E non è proprio. Calcio d'angolo clamoroso! Clamoroso! E non c'è il VAR su questo. Clamoroso! Ma non c'è il guardialine, non c'è l'arbitro, c'è un calcio d'angolo. Ma sono scesi i guardialini in mezzo campo, sì. Vabbè, dai. Però posso dire, c'è stata l'onestà di Insigne qualche partita fa che ha detto: ho toccato la palla e calcio d'angolo, non ci avete fatto caso. Adesso è stato Belotti, potrebbe tranquillamente alzare la manina e dire: sta perdendo 2-0. Sta perdendo 2-0. Ragazzi, la manina l'ha alzata Pasqualina. E bisogna darle credito. Sì, andiamo al telefono che c'è Camillo. Ciao, sei in diretta. Benso Conte di Cavour. Camillo, ci sei? Sì, sì, buongiorno. Buonasera. Salve. Buonasera. Certo. Volevo fare una domanda al dottor Montervino. Mi dica. Dica 33. È scomparso, però. Deve alzare un po' la voce, la preghiamo. Allora. Ascoltiamo, sì, sì. Prego. Allora, quando ero giovane, le squadre avevano la terza scelta. La terza scelta di regola era un giovane della primavera, no? Questo giovane molto spesso poi si trovava a giocare anche in prima squadra. Sì. Allora lei mi deve trovare un senso logico, visto che parlate di Lobotka. Sì? Allora. All'acquisto di Lobotka 20 milioni più stipendio, Petagna più stipendio, tutti questi milioni sono 20 milioni, 30 milioni. Lei pensa quanti campetti, quanta crescita di quanti giovani e quanto sarebbe costato questo capitale umano investirlo come, almeno come terza scelta? Non è questa forse l'attività più imprenditoriale? Secondo, il nostro presidente fa di tutto per risparmiare. Ma non sarebbe più logico, essendo il presidente, il capo in questa situazione, dare l'esempio? Perché allora, non si riduce lo stipendio? Continuiamo soltanto, noi dobbiamo anche
commentare quello che accade, altrimenti facciamo perdere il filo a chi ha scelto di guardare Canale 8. C'era un fallo grande quanto una cassa, credo su Politano Insigne, siamo un po', noi siamo in curva qui per la verità, e non fischiato dall'arbitro, ha provocato un contropiede del Torino in superiorità numerica, è andato al tiro Ansaldi. E c'è stato Ansaldi, c'è stato un intervento di Meret, no, straordinario. Meret presentissimo anche adesso, blocca facile, bravo. Facile, ma sta dove deve stare. Bravo. Lei parla del settore giovanile e sta parlando con uno studio nel quale siede Montevino, che sui giovani costruirebbe società intere. Quindi ci mancherebbe altro che non siamo con lei. Tira! Deviazione. Per il Napoli, bella azione del Napoli con Politano. Ancora. Posso fare rispondere se ha concluso? Sì, sarebbe opportuno. La ringrazio moltissimo e grazie naturalmente del suo intervento. Ma Mario, penso esattamente come lei che il Napoli, per quello che è il bacino d'utenza che offre la Campania, può sicuramente intingere dai ragazzi per fare almeno le terze scelte. Con grande onestà le dico che ha la possibilità di intingere anche per le seconde e per le prime scelte, perché il territorio campano è un territorio pieno di talenti, vanno semplicemente aiutati a crescere nel giusto modo e vanno collocati in un settore giovanile che sia all'altezza della situazione. Si può fare, anche io avrei preferito non spendere 20 milioni per Lobotka o 25, 22, 18 per Petagna, adesso non ricordo, anche se poi non Petagna bisogna, però poi ti è servito anche se, esatto, quello che stavo dicendo, anche se poi non bisogna essere disonesti con questi ragazzi che nel caso di Petagna hanno fatto anche fin troppo bene. Torniamo ancora al telefono, siamo già al quinto della ripresa, Napoli si è fatto vedere in attacco in un paio di occasioni, anche il Torino ha avuto una palla gol importantissima, sembra un secondo tempo come occasioni, come quantità di occasioni equilibrato, e il Napoli è molto pericoloso. Sì, noi intanto andiamo a salutare Gaetano, ciao, sei in diretta. Pronto? Gaetano non ci sente più? No, ce lo siamo persi, mannaggia. Contro a centrocampo. Lo ammonisce, vedete? Tra Osimhen e Nkulu. Non l'ho visto, sembra, e non l'ho nemmeno voluto brava, pronunciare. È già ammonita, quindi con tutto. No. Però è scivolato. Assolutamente fortuito. E piove. Fortuito. Infatti non l'ha ammonito, mi sembra, giusto? No, meno male. Credo addirittura che Scodelli, quindi ha fischiato lui, quindi darà possesso palla al Torino che era in possesso del pallone. Napoli prima in un'azione d'attacco ha fatto un recupero straordinario, purtroppo poi non ha avuto successo la ripartenza del Napoli, adesso riesce a salvarsi Torino che sta incominciando a diventare piuttosto pressante. Va bene come definizione che abbiamo, però siamo noi. Fallo correre. Dai, non glielo dare a lui, ma ci sta quello libero. Aspetta, tutto calcolato. Aspetta, che lo fa correre adesso. Adesso corre qualcuno? Aspetta, Osimhen, lancia una mazzata! Grande mazzata di Osimhen e grande risposta di Sirigu al telefono. Dino, ciao, sei in diretta. Buonasera a tutti. Buonasera. Era Sangue Azzurro, mi chiamano, il mio secondo nome. Si picchia, allora proprio uno di noi. Vai. Allora, io una cosa sola volevo dire, ci sono molte persone che in questo periodo continuano a essere contro Gattuso per partito preso, perché secondo me è l'orgoglio di aver detto, affermato in passato che Gattuso se ne doveva andare, che Gattuso era criticabile, se ne era lì, e invece mo non possono dire, cioè se stanno mangiando limona, non possono dire che Gattuso sta facendo una grande cosa, voglio dire, portandoci con tutto quello che è successo a quello che aspiriamo tutti, no? Cioè, quindi mo non possono dire, voglio dire, non possono ammettere di aver avuto torto, no? Questo voglio dire, quindi sono un po' degli orgoglioni, cioè degli orgogliosi, ho sbagliato. Va bene, abbiamo apprezzato poi, lo stile. No, però volevo dire anche una cosa al grande capitano, se posso. Prego. Come no? Scusami, capitano, sei un grande. Ti volevo dire una cosa, con 2-3 innesti a tuo parere questa squadra può arrivare un po' più in alto. Grazie a tutti, buonasera. Sicuramente sì.
La penso esattamente così, credo che due o tre innesti di grandissima qualità e spessore caratteriale, carismatico, può fare grandissime cose questa squadra. Sai, è qualche anno che parliamo di questi due o tre innesti, basta azzeccarli. Però qua parliamo di un certo tipo di innesti. Bravo, esatto. Tu pensi ad altro, non al giovane da formare? No, io penso al, non voglio dire al vecchio formato, ma al giocatore che... ha già contribuito a vincere trofei in altre squadre e che viene qua e ti porta quello che manca, quella appeal, quella capacità di capire il momento, di gestire il momento quando tu ti troverai a dover, questo Napoli così come sta potrebbe fare una semifinale di Europa League, potrebbe superare la fase a girone della Champions e poi servono quei giocatori che ti fanno fare il salto di qualità come spessore. Intanto questa è una fase delicata della partita, dove il Napoli sta subendo anche qualche decisione arbitrale non correttissima, sì, perché brava. Per esempio c'era Ito che aveva fatto fallo su Napoli. Tocca una sola. Tira, provaci! Bravo. Piede, la seconda parata di piede che fa il portiere del Torino sul nostro, che ci sta provando. Egoista. L'azzeccata. Ancora Napoli in attacco. È sempre lungo. Cross lungo, il Torino potrà controllare. Solo che la contromossa di Nicola potrebbe essere Zaza, perché lui si stava scaldando e stava parlando anche con il suo vice di qualche cambio. Quindi attenzione. Napoli forse adesso un po' lunghetto. Vediamo se riusciamo intanto a porre rimedio a questa situazione. Sì, però va considerato che siamo un po', diciamo, un po'. Così. Un po'. Vorrei sottolineare anche la straordinaria prestazione di Demme, che ha recuperato un numero incommensurabile di palloni, oltre alla grande prova ancora una volta di Raccamani. Sta giocando benissimo Raccamani. Sì, intanto andiamo a salutare Aniello. Ciao, sei in diretta. Buonasera, tutto il parte magnifico della trasmissione. Ciao. E bentornata alla signora Yolanda, che grazie. Sta benissimo in stato di interessanza, molto bene. Le auguro un maschio che diventi un grande campione del Napoli. A 1,70 quotato. Vorrei fare una domanda al capitano Montelpino. Ciao, dimmi tutto. Sì, certo. Niente, Francesco, prima sentivo parlare di Loboccia, ma tu, insomma, che pensi, che sia proprio un giocatore da buttare, si potrebbe recuperare? No, assolutamente no. Credo che sia un giocatore che non ha mai trovato... Come? Che giocatore è? Lui è, per me è una mezzala, una mezzala di ottima qualità, di grande qualità, anche un buon passo soprattutto nei primi metri. È un giocatore che nel Celta riusciva a creare superiorità numerica in mezzo al campo, ha giocato anche a due, qualche volta ha fatto il play, a me come play non piace, come intermedio o come mediano a due sì, perché è un giocatore che ti riesce a trovare la soluzione tecnica. La verità è che non si è mai proprio calato nella realtà a Napoli e la sensazione è che lui non riuscirà a farlo, perché è come se ci fosse ormai un macigno sulla sua testa. Dispiace, perché il giocatore che tra l'altro è stato preso, lo ha voluto fortemente Gattuso, è un giocatore che con l'allenatore che lo ha voluto non ha mai trovato spazio, il che vuol dire che ormai penso che per lui sia difficile pensare che possa continuare questa esperienza a Napoli. Quindi è un fatto anche di ambientamento. E ti volevo dire un'altra cosa, tu sei direttore sportivo, Giuntoli in questo caso, che comunque il responsabile dell'area tecnica che ha comprato questi giocatori, dovrebbe secondo me anche chiedere delle spiegazioni, cioè addio, ho preso questo giocatore, però insomma mi fai capire perché non lo fai giocare, ma si parlano tra di loro, non so, Gattuso. Io purtroppo questo non te lo so dire, perché non vivo lo spogliatoio del Napoli, quindi non so se c'è un costante rapporto e delle costanti chiacchiere. Ma dovrebbe essere così, secondo me. Sicuramente sì. Allora, c'è una munizione al Torino, a Mandragora, e grazie infinite. Va bene, grazie. Un abbraccio, abbiamo doppia sostituzione per il Torino, escono Verdi e Nkulu, così ci siamo tolti questa preoccupazione, ed entrano Buongiorno e Linetti, va bene? Chi entra? La famosa brillantina. Buongiorno e Linetti. Oh. Esce anche Politano. Esce Politano. E perché è uscito Politano? Politano è uscito perché comunque alla fine del primo tempo si toccava... Anche Mertens. È uscito... No, è entrato Mertens. Scusi, è entrato Mertens. Allora, anche... entrano Mertens e Lozano per Zielinski e Politano nel Napoli. E mi ha accontentato il mister, perché mi vuole bene, quindi vediamo insieme Osimhen e Mertens. Che Osimhen cioè, ce la fa ancora. Beh, non è una sostituzione che è piaciuta. Osimhen corre ancora. Buono. Però lui mi vuole accontentare. 60esimo circa, torniamo al telefono e prepariamoci regia, perché dopo ci portano a fare la spesa qua. Sì, eh? Salutiamo Luisa, ciao, sei in diretta. Buonasera, sono la signora dei proverbi.
Ah, buonasera. Lei ha proprio la sigla ormai. Allora, attenzione, la faccio annunciare. Posso con già... Attenzione, la signora dei proverbi, Luisa, allora, la signora dei proverbi, prego. La signora dei proverbi. Allora, state tranquilli, non vi preoccupate, non vi preoccupate, vi lascio, vi do un bacione forte, vi voglio prolungare. Non è possibile! Non è possibile! Come si fa a pigliare un vaso? Che palle! Una fabbrica di palle, Luisa. Ho lasciato solo a mio marito, vi dà stanzerie. Mamma mia! Guarda bella, grazie di Dio. Ragazzi, state buoni, ah? Tranquilli, tranquilli, ce la facciamo! Forza Napoli! Lo so, ma non è tu palle! Tranquilli, ma si facciamo una... E poi un'altra cosa, il proverbio qual è? Non abbiamo sentito. Ma signora, il proverbio, e poi... Prima vine che la catembriana. È sempre bravo, bravo. Porta bene! No, cioè, sei il primo mazzato che la cazzo buona. È lo stesso! Cioè, siamo già due. Perché si dice primo vino? Io primo tempo l'ha fatto pesante, ma chiamo che hanno facendo pure terzo qua. Okay. State tranquilli. Va sorseggiato. Un bacione a tutti, non mi piace prolungare, voglio lasciare spazio agli altri. La buonasera e forza Napoli. Sempre. Luisa, sei grande troppo Luisa. Io simpatica. Immagino che a casa anche per esempio sul ha chiuso il marito in camera da letto. Ma parlava a bassa voce. Protesta, sente sempre sul stesso proverbio da anni. E quindi... Vabbè, diciamo che questa conclusione di Insigne meritava il gol, dai, giusto per tornare un attimo palo, alla partita, mamma, perché ha preso un palo. Palo straordinaria, conclusione di Insigne sul palo, e adesso punizione per il Torino, abbastanza lontani dall'area. No, abbastanza incomprensibile, scusami Salvatore, ho capito, ma c'era un contatto, ci stavano giocando, mi sembra veramente... Sai come si dice in questi casi? È un primo vino che la cambiare, ricordati questa... È una punizione che non ha nessun senso, secondo me. Gli ha preso la maglietta. Gli è un proverbio universale, va bene per tutto. Aveva già recuperato la palla. Qualsiasi cosa, è un primo vino. Ma è incredibile, l'Italia mele... No, mi fa innervosire, guarda. L'hai vista la maglietta di là? L'ho vista dopo che hai recuperato palla, perché stavano spalla a spalla. Sì, spalla. Perché si fischia quel fallo, secondo te? No. Si fischia. Andrei a far la spesa, chissà perché ho un certo languorino. Ebbene, allora, sì, andiamo a fare la qualcosa in più. Chiamare palla e uscire, invece abbiamo letteralmente ridato possesso al Torino che va a un cross. Cappacchist, Meret c'è. Ma magari capita. Sta là. Interessante di Meret, in quel caso forse no. Che dico? Esatto. Secondo me la prestazione è una buona prestazione, sì, anche abbastanza sicura, forse a parte quest'ultima circostanza che avevi detto prima. Però la partita di Meret è una partita molto buona, a mio avviso. Lungo! L'ha allungato. Bravo. No, l'ha data, è buona. Non fa l'egoist. Napoli che cerca di gestire palla, siamo al 63esimo e possiamo tornare al telefono. Sì, andiamo a salutare Ciro. Ciao, sei in diretta. Buonasera, siamo da Pozzuoli. Potrei fare una domanda a Montervino? Prego. Volevo sapere da lei, che essendo che sono tifoso del Napoli, volevo sapere se Gattuso rimane a Napoli. Io le posso dire quella che è la mia sensazione, credo che non rimarrà, ma mi auguro di sì. Sebbene c'è probabilità. Non lo sa nemmeno Gattuso, credo. Sì, infatti, però penso che la probabilità non sia altissima. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei. Forza Napoli, beh, c'è le quotazioni di Gattuso sono in salita da quando ha tirato questo meraviglioso filotto di risultati importanti. Veramente non è un caso se da Firenze dicono che c'è una frenata incredibile sull'eventuale accordo che pareva già si fosse raggiunto fra la Fiorentina e Gattuso. Secondo me tanto dipende da quello che questo finale straordinario di stagione che sta facendo il Napoli di Gattuso, quindi chissà che davvero non possa ricucirsi un rapporto che sembrava distrutto. E poi è anche un rapporto con la squadra che a un certo punto sembrava difficile, evidentemente non lo era, e la squadra poi si è ricompattata, ecco, in tanti casi accade, no? Ci si ricompatta sul gruppo, sull'allenatore, insomma abbiamo avuto un Napoli che ha fatto una reazione straordinaria, se escludiamo, e anche lì non è che ce la siamo giocata con la coda tra le gambe, la partita contro la Juventus allo Stadium,
cioè, abbiamo veramente una veloce impressionante. Adesso purtroppo Napoli sempre in attacco, ma parla troppo sul palo. Prego Italia. Volevo soltanto aggiungere una cosa, così in linea generale, al di là di quello che poi potrà accadere nel Napoli, io credo che la continuità della guida tecnica sia un valore aggiunto importantissimo. L'allenatore incide poco, l'abbiamo detto, non è Sarri, non è Guardiola, però avere lo stesso allenatore secondo me ti dà un vantaggio, pronti via, non indifferente. Nell'ottica di questo discorso potrebbe essere un vantaggio, ma quello che accadrà non lo sappiamo. Invece voglio raccontare un retroscena di mercato, che è una notizia vera. Il Napoli sta lavorando per conservare i giocatori migliori, anche questo secondo me è significativo, perché in una stagione come quella che ci appropinquiamo a vivere, con un calciomercato così difficile, secondo me conservare sarà più facile e più conveniente che comprare. Allora, andiamo al telefono, poi voglio sentire un po' con Yolanda, perché siamo già al 66esimo e voglio un suo parere su questo secondo tempo. Sì, noi andiamo a salutare Raffaele, ciao, sei in diretta. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao. Allora, la faccio io una domanda a Yolanda, dai. Ecco, vai. Bravo. Allora, io penso che oltre che l'allenatore, perché io penso che gli allenatori più o meno sono tutti bravi, poi dipende dalla loro personalità, anche il capitano mi sembra disse più o meno questa cosa la volta scorsa o sì, è vero. L'altra volta. Ormai sono tutti preparati, molto preparati. Sì, sì. E volevo chiedere a Yolanda, secondo lei, poi chi, se mi vuole rispondere anche qualcuno, secondo lei se questa squadra può essere migliorata nei giocatori, in quali ruoli? E se vi può fare anche qualche nome, così anche per un gioco di fantamercato, diciamo. E poi vorrei dire che Gattuso sì, sta andando bene, però io non sono tanto convinto che sia un bene sesta, però questa è una mia cosa personale, quindi. Ok, detto questo io vi ringrazio per la televisione. Grazie. Come sempre, complimenti a tutti e ciao. Cartellina sì. Ha unito Osimhen. Nel frattempo ha unito Osimhen. E perché sta cosa? Cioè, è allucinante secondo me. Ragazzi, no, vabbè, ci stava, dai. È fallo di Osimhen. Ci stava. Fallo. A me sembrava fallo. Secondo me se ce lo fanno rivedere come in altre circostanze magari ci aiutano, a me live però intanto Simen ha monito. Sono tante le domande e provo a riassumerle così. Al di là della bravura io credo che ci sia anche un discorso legato alla credibilità. Gattuso la credibilità se l'è conquistata stagione dopo stagione e squadra dopo squadra. Oltre a questo c'è un grande campione che poi ha deciso di allenare e c'è anche il gioco che è venuto fuori anche e soprattutto in queste ultime giornate. Si può fare un parallelo con Pirlo, no? Che è stato messo improvvisamente alla guida della Juventus, per quanto sia un grande campione sta perdendo la squadra dalle mani proprio per una mancanza di credibilità che devi conquistarti sul campo. Dopo questa premessa ti dirò, se dovesse rimanere Gattuso anche a me farebbe piacere per un discorso di continuità e per quanto dimostrato, perché poi alla fine tutti gli allenatori sono preparati ma ci sono anche quelli che sbagliano e magari non imparano dai propri errori, ma anche quelli che sbagliano e crescono sbagliando, e questo è il caso di Gattuso. Per quanto riguarda i giocatori io francamente sposo il discorso fatto da Italia e quindi la teoria per la quale è molto meglio tenersi una squadra forte che andare a cercare un rimpiazzo che poi magari non è forte quanto quello che ti sta per partire. Vale per Koulibaly, vale per lo stesso Rachmani per quello che sta dimostrando fino a questo momento, vale per l'attacco del Napoli, perché è vero che i campionati te li fanno vincere gli attaccanti che fanno doppia cifra importante, vedi Lukaku e vedi altri, però stiamo vedendo un processo di crescita interessante da parte di Osimhen e stiamo vedendo anche un reparto al completo. Abbiamo visto i numeri prima dell'inizio della gara, lo ricordiamo, noi iniziamo 90 minuti prima che inizi la partita, 90, un'ora e mezza prima ci siamo già noi e abbiamo fatto vedere qualche grafica che mostra comunque i numeri dell'attacco del Napoli. Quindi anche lì io veramente non andrei a toccare niente. Capitolo esterni è un capitolo a parte, sicuramente lì qualche partenza ci può stare. Abbiamo parlato tanto a gennaio di Emerson Palmieri, è un giocatore che per esempio a me piace. A me piaceva anche Darmian, poi è andato all'Inter, passaggio Parma, però sono quelle tra virgolette seconde linee che ti possono aiutare non poco. Nel caso di Emerson Palmieri anche prima linea. Al telefono e poi naturalmente sentiamo... E soprattutto vi diamo anche un commento di questi minuti che vedono Napoli di partire. Aspetta, che questa è buona prima di andare a Insigne, io tirerei.
Angolo. Bravo. Sì, intanto andiamo a salutare Vittorio. Ciao, sei in diretta. Buonasera, sono Napoli, complimenti a voi della situazione. Grande Vittorio, eccoci qua. Volessi fare una domanda al capitano, no? Che allora si intende di calcio, no? Speriamo. Gattuso, no? Il suo esercizio di Pasitelli. Quando c'è tutti i giocatori infortunati, no? Non c'è tutti i giocatori bravi, no? Gattuso che colpa c'ha? Mo sta facendo un bel torneo, no? Capitano, Sì. Voglio una risposta da voi perché lei si intende di calcio. Per me Gattuso è bravissimo adesso, perché si dà su un allenatore, no? Che ha tutti i giocatori bravi. No. È normale che. Chiama da Pozzuoli? Ok, grazie, forza Napoli. Chiama da Pozzuoli? Sì, da Pozzuoli. Un pochino, se è capito, no. Allora, un abbraccio, forza Napoli, e grazie per la sua simpatia. Aspetta, che sia ancora buona sta cosa. Guardami, non mi ha visto. Allora, torniamo al nostro fratello. No, ha ragione, come? Con tutti gli effettivi a disposizione, il Napoli di Gattuso sta facendo. Che peccato! E io che c'ho sto 3-0, ma quando? Buongiorno! No, buongiorno, è intervenuto il difensore del Torino. Comunque Demme un mostro oggi, Demme, ricordatelo adesso che fai la pagina. Hai capito tu? Faccio sto suggerendo Mertens, Zaza, e c'è stata anche un'altra sostituzione in casa. Zaza è entrato, Zaza, io non me lo scorderò mai quel gol di Zaza. Sono entrati Bonazzoli e Zaza. Bonazzoli l'altro. A posto di Singo e Belotti. Su deviazioni di Albiol. Andiamo al calcio d'angolo di Napoli. Che con le capsule va a vai che buono. Io tirerei. Ancora buona. Era quasi buona. Capsule. A giro, vabbè. Mannaggia. Peccato di. Lei è pronto per la pagella? Buona idea, Lei è pronto per la pagella? Sì, ho già 2 voti su 11 da dare. Il problema su chi la innova. C'è anche l'allenatore. Cioè tu. Allenatore si sa. I subentrati. Allenatore, lo metto. Ci vuole tempo. Succede che si ferma il gioco, se no. Lei capito, ormai detta i tempi, che non sa, c'è che ce frega a noi se giocano o no. Quando qualcuno si ciacca, speriamo nessuno, resta un po' steso, adesso tra qualche minuto vedrai succederà. Che sonnecchiate che ci facciamo. Se arriviamo all'80esimo così. Ci sta tutto, Iniziamo a fare delle dormitine, niente male. Bravissimo. Attento però che Napoli recupera. Vai che siamo in superiorità. Ti sei fatto prendere. È un po' lunga la palla, dai. Sbagliata la giocata. La palla la giocata. L'ha stoppata male, no? Non la deve dare lì. Non la deve dare. Non la deve dare lì. All'altra parte. Fa il movimento a portar via il difensore, la deve aprire a destra. A destra. Apri a destra. Ma KK. Che peccato però, vabbè, ma comunque siamo è angolo, no, può darsi che, angolo, può che la sfanghiamo, siamo al però ha sbagliato, però sta facendo una partita pazzesca Demme, secondo me. Demme è straordinario, ragazzi. Ha recuperato 27.000 miliardi di pallone. Si può sbagliare. Sì, calcio d'angolo per il Napoli, lo tira Mertens. La lucidità, ha capito? Un bello. Gesto particolare con la testa. Piano, siamo sempre siamo lì, no. Senza fanno. Qui ti ammoniscono di brutto. Vediamo se il Torino riesce a concretizzare questa ripartenza. Che sventagliata. Direi tutta questa palla ben è messo buttala in... questa palla. Allora, tra poco torniamo alle vostre telefonate, mi raccomando, preparatevi che vi richiamiamo al disordine più completo. Intanto quanto è veloce un pallone. Questo fa paura, ma com'è possibile? Mamma parte mia, dietro, questo... arriva sempre avanti a tutti, ma... è allucinante, è incredibile, veramente questo ragazzo è questo ragazzo è forte. È dalla uscita? No, non è uscita. È uscita. Ma che Sofirini, no, che bugiardi. La chiamata... Non è uscita, che bugiardi. L'ha chiamata Nicola la palla. Era guarda uscita, là, dai. Era uscita. È uscita di poco. Di poco, che fa? Non fa la pagella una così. Cioè... Ma si può tollerare una palla che. La pagella e la devi pure difendere. Diciamoci la verità, ci sta. Il problema è che sta pagella te la devi poi sopportare tu domani sera. Ma perché domani sera? Perché ma vuoi che ti faccio sera? Compagnia? Ma via. Sarebbe il caso, sai? Solo il momento della pagella. Dai, non sarebbe male. Dai, possiamo chiedere il permesso. No, in videochiamata. In videochiamata la organizziamo. Intanto abbiamo una telefonata. Leopoldo, ciao, sei in diretta. Leopoldo? Buonasera. Ciao. Buonasera. Sera.
La prima cosa è complimenti per la trasmissione. Grazie. Grazie. Tanti complimenti alle sirenette, si intende. E dalle... Poi? In fondo al mare. Chi ha detto dalla? Ma poi so io che dico dalla. Io capisco i complimenti, ma poi andiamo sulle competenze anche tecniche. Tutti questi complimenti alle donne. Quando c'è un turco che è un competente, un tecnico straordinario. Lei però deve ascoltare al telefono, se no capaci ma di... che sono un uomo anch'io, eh. E che fa? È uomo anche lui, ci ascolti dal telefono però. Uomo. Uomo. No, scusate, regia, bisogna riorganizzare questa telefonata, altrimenti finisce dopo i supplementari. Osimhen, solo. Fuori gioco. Non è fuori gioco. Era fuori gioco. Era fuori gioco. Grande quanto una casa, una casa. Ma che se non lo fischi non fa niente. Io mi piace. Io avrei un sogno, far arbitrare una partita del Napoli da Salvatore Dussi. Una partita del Napoli. Ma perché è fuori gioco questo? Cioè, è un grande fuori gioco. No, non lo so, adesso non stavo guardando. È fuori gioco, ma di poco. Che fa? Tolleriamo. Ma scusa, ma se non abbiamo capito. Incoraggiamo. È uno sport, è divertimento. Che fa? Fai passare, fai allora, Leopoldo, torna Leopoldo che ascolterà il tempo. Ah, attenzione. Promette. Vai Leopoldo. Pronto. Eccoti, vai. Vorrei sapere perché vogliono parlare di Gattuso. Vabbè. A saperlo. Per me Gattuso è un buon allenatore. Sì. E sono i calciatori che ce l'hanno la stoppa. E quando si mettono in testa qualcosa, che non lo vogliono fare, non lo fanno. Ah, ok. È andata. I ragazzi sono bravi ma non si impegnano. No, sono distratti, pensano in Guaglione. E può essere, per carità, non è una cattiva cosa però. Allora, non è tutto demerito quando non ha funzionato, ma è anche merito di Gattuso quando ha funzionato. Leopoldo è un... Grazie Leopoldo. È una... Un'attenta analisi. Grazie Leopoldo, un abbraccione. Intanto, deviazione di Koulibaly e palla in calcio d'angolo. E inizia una scursetta a Koulibaly. E vabbè, ma come si può finalmente. Palla che va sul fondo. Ci prepariamo ad un assalto ad Energas che ci darà l'energia giusta. Anzi, facciamolo, ma senti a me, va. Ciruzzo che l'ha messa alta. Ma quando che peccato, su errore di Sirigu. Che scivolau. Però... Sirigau, allora. Mannaggia, a porta vuota! Me l'aspettavo Ciro, proprio. Ciro, all'ottantesimo sarebbe stata... Brutta. Do la colpa alla pioggia. Diamo la colpa alla pioggia. No, è la pioggia. Esce Osimhen, entra il nostro Petagnone, che ritorna così a fare minuti importanti e soprattutto a dare respiro a sto ragazzo che si era veramente strafaticato la partita. Adesso bisogna probabilmente... Intanto un grande secondo tempo di Lorenzo, che il primo tempo è stato un po' fuori da quello che era sembrato il gioco, il secondo tempo invece è un altro... Sì, è cresciuto in una maniera... Stai cercando di fare i voti di... Però non dobbiamo suggerire. Dobbiamo suggerire. Lui è insuggeribile, guarda. È insuggeribile. Okay. Poi la cosa bella... Puoi accompagnare però a fare la pagella. Odò, tutti sei. Lui accompagna a casa. Ma Ciappacchi... Zazza! Accompagna a casa. Pericolo. Massimo accompagna a casa. Pericolo. Io non mi dimenticherò mai di questo. Quella famosa partita con la Juventus, con la deviazione di Albiol. L'urlo dello stadium sul gol di Zaza mi è rimasto proprio nelle orecchie. E vabbè. Sono ragazzi. Questo ottimo è buono. La ripartiamo ragazzi. Siamo all'82. Non andare, che te la sta chiedendo. Dai, bravo. Che piacere. Eccola qua. Io tirerei. Mamma, così. Porca miseria, non c'è male, le mani di Sirigu. Ragazzi, questo Sirigu ha fatto una serie di interventi letteralmente mostruosi. Qui c'era la ripartenza del Napoli che porta al tiro Lozano. Con parata di Sirigu molto buona. Poteva incrociare un po' di più. Doveva incrociare. Io l'avrei messa da sotterra sul palo, perché sono tecnico. Quello sei tecnico. Il problema c'è la testa. Era solo arrivare a quel punto da dove sei partito. Sì, però poi sul tiro lì, capito? I rigori ha tirato, solo i rigori.
rigorista ero specialissimo, calcio di rigore. Ma che fa il cucchiaio? Fa il cucchiaio? Io. Penso cuppino fa calcio. Bravo, vedi, cioè, quei bei cucchiaioni da pasta. Attenzione, gli ha fatto il cuppino. Con la provola. Tra angolo per andiamo noi. Al telefono, perché prima abbiamo un calcio d'angolo per il Napoli. Parte adesso la traiettoria. Saltaci. E possiamo andare. Tirato malissimo. Sì, salutiamo Salvatore, ciao, sei in diretta. Buonasera, buonasera. Complimenti per la trasmissione, Canale 8 e tutto lo staff. Grazie. E buonasera a voi. Grazie mille. Sera. Allora, io vorrei fare una domanda a Montefino, se è possibile. E lui è presidente del calcio, è stato giocatore, ex giocatore del Cardale Napoli. Prego. Io vorrei sapere che Gattuso, io penso che se ne va perché con la società sono tutti le ciaratelle, come dice poco napolitano proprio. Si dice proprio così. E porta a termine questa stagione, ma io penso che lui se ne va. Sì. E poi io penso che io come allenatore, se fosse il presidente del Napoli, cioè se fosse il presidente del Napoli, io mi rendesse a Gasperini, dell'allenatore dell'Atalanta che è ottimo, che è un grande tecnico, o allenatore del de Sassuolo, che è anche bravo, che è anche bravo, oppure Sarri, che una prova ci vuole a mille all'ora, cioè in Europa. Parlavo pure l'allenatore del Barcellona Guardiola, quanti Guardiola nel Barcellona. Insomma, sicuramente hai detto tre grandi allenatori, però Sarri lo escluderei a priori e Gasperini anche, perché ce la facciamo per la Champions League, perché questi soltanto sono molto importanti per noi, dobbiamo sempre alzare la testa, non dobbiamo guardare a nessuno, dobbiamo pensare solo a noi, sempre Forza Napoli nel cuore e nell'anima. E complimenti la trasmissione e una buona serata a tutti quanti. Un abbraccio. Escono Bakayoko, che è giocatore d'esperienza, sta uscendo, diciamo così, all'indietro proprio, mo si rosciolea un po' per uscire. E Insigne, straordinaria partita del capitano, secondo me. Entrano Elmas e Fabian. Ci possono stare questi cambi, i coach? Sì, l'ha fatto, ci stanno. Ma, quanti ne ha ancora a disposizione? Volevo capire un attimo, c'è il dottore ha guardato Lorenzo, non, Ne ha fatti quattro. No, il dottore ha guardato Lorenzo. Tutti e cinque, quindi lo boccio che non entra. Questa sera, nonostante diciamo, l'ottima settimana di allenamenti, ce lo stiamo conservando per le prossime. Chi? È uscito anche Ansaldi, se non sbaglio, è entrato? Baselli. Baselli? 85esimo, il Napoli adesso deve fare quell'operazione che è tanto cara ai nostri amici quelli là, quelli fantasiosi inventori di nuovi tornei, e cioè deve addormentare lui. Operazione Bonomelli, no? Bravo, operazione perfetto, quindi dopo lo schema Bonomelli. Chi ha il telefono? Andiamo da Giovanni, ciao, sei in diretta. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Poi vi volevo chiedere se posso fare una domanda. Aspetta che c'è un rosso, un attimo solo, soltanto un attimo. La sua sinistra. Giovanni, un attimo solo che c'è un rosso, dobbiamo capire per chi. Mandragora. Ma Mandragora è, si stava lamentando doppio giallo. Doppio giallo, ha avuto doppia ammonizione. Allora si stava lamentando. Quel signore con la barba che sta alla sua sinistra. Il signore con la barba. Sì, sarei io, sarei. E questo signore qui. Ha fatto fallo. Oh, non ci mi sa il nome, perciò Salvatore Turco. Sa il fallo. Il signor Salvatore, sì. Prego. Allora, signor Salvatore, io volevo dire, ma Mazzarri non potrebbe venire a Napoli quando. Perché io sono un simpatizzante, diciamo, di Mazzarri, vi ricordate? Che ha fatto Mazzarriano. Delle cose molto importanti a Napoli. E come facciamo a dimenticare Mazzarri? Altro che. Me Mazzarri, un attimo solo, fuori. A me Mazzarri piaceva. Perché questo allenatore che stanno trattando, quello è. Come Spalletti. Si chiama? Quello che stava all'Inter, come si chiama? Spalletti. Spalletti, ma comunque sono allenatori di altre, cioè hanno la mentalità non. Come devo dire? Che posso dire? Molto simile a quella di Mazzarri, diciamo. Quindi Gattuso non le piace, Gattuso. Gattuso ormai so che va a Firenze, quello è il problema. Ma alcune voci dicono che non è proprio così sicuro, giusto? Speriamo, perché a me Gattuso mi piace. Però mi piace molto anche Mazzarri, la verità. No, ma... Bene. Magari una fusione tra Mazzarri e Sarri. Ma Sarri. Grazie.
Che ne sai? No, Mattuso, Gattuso, perché Gattuso gli piace, ma anche Manzano. Ma Gattuso dice che sono andato. Beh. L'abbiamo talmente sconvolto con questi nostri pareri che ci ha appiso il telefono in faccia e non è Mattuso male. E Nora, no, più che altro Turco, cioè, Turco una domanda seria gli è stata fatta, quindi è bellissimo, stai acquisendo sempre bene. Più credibilità. Attenzione Turco. Perché mo segniamo. Tira! E come si fa? Sbaglia così a perdere la bolletta. No, stai sfondando lo studio. È vero. Pago io, no? È vero. Pago che paghi tu, che paghi? Pago io. Ma cosa? Là, ma. Un caffè, non c'è mai uscito. Pensavo l'avessi un altro caffè. Ma perché non l'ha presa? Ah, ecco perché, no. C'è già. Ma ah, era Elmas. Pensavo l'avesse sperato. Ma quindi hai giocato over. L'abbiamo dato prima dell'inizio. Ma over però quale? No, io no, ho detto, da adesso dici un nonostante mezzo, credo che Aspa ha chiappa chi si ha dato X2 over 2.5. Over 2. Ho detto però che ho detto? Penso. Nonostante io credo. Creda. Magari anche. No, creda è femminile. Che non sia una partita ricca di gol. Creda lei. Lei creda. Lei creda. Io credi. È un uomo di io credessi. Fanno. Facciamo sta telefonata. Va. Sì, salutiamo Antonio. Ciao, sei in diretta. Buonasera. Sempre complimenti per la trasmissione. Per il dottor Calise, io sono sempre quello dell'Ignis Sud Partenope. Caro collega, dicesti quasi di paglia. Volevo fare una domanda al capitano. Prego. Che, secondo lei che cosa ci vuole per ricucire i rapporti fra il presidente... Tira! No, e che fa? Ma che tiro è? Ma che cos'è? Madonna. Ah, Mertens. Penso. No, però è perdonabile. Mertens. Scusa, ma avrei capito che non si è sentito bene. Sì. Volevo sapere che cosa ci vuole per ricucire i rapporti fra il presidente e l'uomo Gattuso. Grazie, buona serata e complimenti per la trasmissione. Grazie. Guarda, Antonio. Servirebbe tanto silenzio come in questo momento e poi. Più di questo. No, fra di loro parlo, non con la stampa. Tanto silenzio fra di loro e dopo io, se un po' conosco l'entourage di Gattuso, sono convinto che. Si potrebbero mettere seduti uno di fronte all'altro, essendo uomo verace potrebbe anche accettare eventualmente delle scuse Gattuso, che credo il presidente non farà mai, quindi potrebbe anche aspettare. No, le potrebbe accettare. È fantastico. È stato fantastico. È stato fantastico. Allora, però posso dire non chiederà mai, ma lui potrebbe eventualmente, la cosa che non accadrà mai, lui però potrebbe addirittura accettare. A modo suo, però De Laurentiis potrebbe chiedere scusa. Ma che la spinge Montervino. No, ma Ministero degli Esteri ha tutta la vita a te. Sei il re della diplomazia. Allora, va detto però, caro Antonio, che noi abbiamo in esclusiva, ribadiamo una delle grandi. Che pallone? Ce la fa Elmas, ce l'ha fatta! Che cuore! Numero, bravo. No, angolo. Calcio d'angolo per Napoli. Che noi avremo in esclusiva nel dopo partita, non sappiamo ancora a che ora, ma è una delle grandi esclusive di Energia Azzurra. Cosa che sarà anche ripresa nel nostro TG condotto da Tony Iavarone al termine della partita. Noi avremo Alter Gattuso, nostro ospite. Se verrà, chi lo sa? No, verrà. Non lo sappiamo. E noi gli faremo la domanda: come si fa a ricucire i rapporti con l'uomo Gattuso? Sarà la domanda che le faremo fare da Pasqualina, caro mister, se all'ascolto. Intanto andiamo al telefono da Daniele. Ciao, sei in diretta. Mamma! Eccoci, Daniele! Rincon ha spinto Elmas così. Ciao, complimenti per la trasmissione a tutti. Grazie. Ciao. Io non faccio altro che pensare ad una sola cosa. A fine campionato, noi in Champion e la Juve in Europa League. Chiamatemi fanciullo, chiamatemi come volete voi, una cosa che è troppo bella. Magari. Chissà che non sia veri. Questo è il mio pensiero. Allora, speriamo, dai. Facciamo anche il tifo per te. Va bene, grazie. Intanto siamo al 92esimo, non vi ho detto che andremo avanti fino al 94esimo. Perché non ce l'hai detto?
perché mi ero distratto soltanto. Eppure tu sempre ci prendi i minuti di recupero. Ti autoammonisci cortesemente. Sì, ecco, autoammonisciti. Bravo. No, è perché dicevo, autoammonisciti. Io mi posso anche autoammonire a furia di popolo, aspetta un attimo. Anzi, facciamo, mi espurgo e me ne vado a mangiare. Mi espurgo e me ne vado a mangiare. Su cami e caffò. Che devo fare? Mi godo, vi prometto di guardarvi a termine della trasmissione. Aspetta, perché il Napoli fa l'ultima azione. Aspetta, l'ultima, aspetta. E te la voglio far vedere. Vabbè, va 2-0, 93. Al telefono. Dai. Poi avviso che riprenderemo le telefonate subito dopo la pubblicità, perché siamo praticamente in chiusura. Prego. Sì, andiamo a salutare Patrizio. Ciao, sei in diretta. Ciao, buonasera, sono sempre Patrizio da Pestum, poiché prima è caduta la linea, però avevo colto una specie di mezzo invito del signor Cadice. Cioè, sì. Per quanto mi riguarda, interagire con il pubblico è interessante. Se volete, tutta la squadra di Canale 8, siete i miei ospiti a Pestum. Molto volentieri. Bravo. Sì, io adesso vorrei però Patrizio... Vi invito senza problema a degustare la miglior mozzarella al mondo. Sì. Sei un eroe. A questo punto però... vogliamo sapere di chi è sta mozzarella. Allora, adesso... Noi siamo attenti, eh? Guarda, possiamo anche fare un po' di pubblicità. Nome della bufala. Il cliente mozzarella. Allora, io praticamente faccio la mozzarella tour nei 7-8 caseifici che sono intorno a casa mia. La mia preferenza è quella del Tempio di Barlotti. Grande Enzo, mio amico. Il Tempio di Barlotti, grande Enzo. Tempio di Barlotti. Non lo conoscevo. Barlotti fa i mozzarellotti, capito? Il Tempio. Allora, siete tutti invitati a Pestum, sarebbe veramente un piacere per me. Già siamo lì. Magari. Grazie, lo devi dire due volte. Ci vedi qua, già stiamo là. Dobbiamo andare a Ischia, a Capri, a Pestum. Finisce la partita. Tutti a Pestum. Bravi! Bravi. Al nostro amico Patrizio, prima di andare in pubblicità, ci andremo tra un attimo perché voglio un commento di un minuto, ma proprio 30 secondi del capitano, va detto che tutti quelli che vedi qua sono un numero congruo di persone, ma ce ne sono molti più in regia e non ne lasciamo a capo perché sono amici e li portiamo. E mangiano i tuoi noi. Diciamoci la verità, ti sei praticamente... No, è la verità. Mangiano praticamente i tuoi. Che com'è andata sta partitella? Dai, quello come la va. Abbiamo sofferto. No, onestamente no. Divertiti. Sì. No. Avremmo voluto fare almeno il terzo gol. Anche il quarto e il quinto. Sì. La partita dai, che il Napoli doveva fare, perché lo abbiamo detto, tutte le partite saranno difficili. Per esempio la prossima sarà completamente diversa da questa. Però sì. Napoli-Cagliari. Sì. Sarà completamente diversa, però il Napoli non può non vincere. 13:30 sul canale 8. Un'ora e mezza. Tu sarai prima. Qui alle 13:30 tu. 13:30. Faccio fatica a pensare. Sei un po' impegnativo. Sì, domenica. Speriamo, caro Salvatore, di fare domani, mercoledì e domenica, due partite importanti per dare il colpo di grazia a questo campionato. Ma diamoglielo, stiamo parlando del Taranto, può anche Napoli dare colpi di grazia. Sì, tu noi dai stiamo un colpo. Ricordando sempre il prepartita, ma vi ricordo che c'è anche un dopo partita con tutte le immagini in esclusiva, quindi non potete assolutamente cambiare canale. Qui Energia Azzurra, canale 8.